Come si fa questo tampone? Dai. Sì, Gaia, il professore voleva aggiungere una cosa proprio per concludere il discorso di prima. Sì, No, noi prego. stiamo dicendo che noi teniamo l'impianto che abbiamo di controllo, quindi biologia molecolare, quindi drive-in. La quota di cui stiamo parlando è quota in più, non quota in meno. Noi Certo. vogliamo ampliare diciamo, i soggetti testati, tutto qua. Tutte Perfetto. le persone che fanno la fila, lei immagini. E le mamme con i bambini che fanno le file di ore e ore e ore, no? A quel punto lì si possono e non vengono, poi alla fine rinunciano, no? E a quel punto se lo fanno a casa. Sì, Allora, prego. intanto copro il marchio della scatoletta che si compra in farmacia. Qui lo vedete, c'è il QR code di cui parlava prima il professore. Sì. Questo? Allora, il QR code, questo qui serve per il telefonino perché collegandosi con Scansioniamo, questo certo. c'è un video che insegna come fare il prelievo. Dopodiché c'è un altro QR code interno che invece è progressivo e quindi aggancia poi il tracciamento, ma poi ne parleremo. Vediamo. All'interno di questa scatolina ci sono ovviamente gli strumenti adatti per fare il tampone rapido, no, professore? Qui Gaia manca uno strumento che è stato tolto, che sarà nelle confezioni, che è quello che serve poi per arrivare alla certezza e quindi non eludere i controlli, però non possiamo farlo vedere. Perché ci sono appunto, siamo ancora in fase di sperimentazione e ovviamente c'è anche il garante di mezzo, quindi c'è tutta una Sì. questione di privacy. Allora, professore, abbiamo delle parti fondamentali. Dunque, il Allora, paziente. trova il tampone e punto fondamentale, non è il tampone quello che va in retrofaringe, cioè quello che dà fastidio, ma è semplicemente il tampone nasale, quello che il governatore ha presentato e che lo chiama baby tampone, quindi va fatto solo sulla fossa nasale. Poi c'è un sacchetto che serve per eliminare poi tutto quello che viene utilizzato e poi c'è diciamo così, Il il liquido, il reagente. reagente che stabilizza l'antigene. Lo estrae e lo stabilizza e inattiva tutto quanto. Bisogna dire che questo è un liquido inattivante. Dopodiché c'è la famosa saponetta, cosiddetta saponetta. Quindi adesso lasciamo che lui faccia tutto da solo perché Allora, prima allora cosa da intanto fare è aprire la la saponetta. E saponetta la mettiamo qui. e fin qui ce l'ha fatta. Ok. Poi Apriamo. apriamo il tampone da questa parte, dove Sì, appunto ci sono. esatto. Tolgo la mascherina. Sì. Coraggio. Il tampone va girato 5 volte a narice. Per narice, quindi si infila bene, si gira bene il tampone in una narice, poi nell'altra narice. Lascio fare tutto a lui, così vedete. È uno spettacolo Ok, sì. imperdibile. Adesso, esatto. Apre la provetta Apro nel la parte tappo viola. viola, la E tappo viola perché sono due tappi. Ecco quanto ci vuole? qui, Metto immerge. Ecco, quello che immerge state qua po vedendo. pochi secondi, immerge e ruota E devo dentro. premere la parte bassa in modo da Esatto. strizzare il Sì, bastone. esatto. Fatta questa operazione, la cosa da fare è infilare La nella bustina. bustina che poi verrà eliminata, si Chiudo. chiude, tappo viola, apre il tappo, ecco, sì, bravissimo, E apro la parte superiore. Esatto, che è il dispensa gocce, è tutto inserito nella provetta e non fa altro che dispensare quattro gocce in quella 1, 2, 3 e 4. Ecco. Se ne sfuggono 5? Non cambia Ah, ecco. niente. Raniero, perché Come non hai togliamo messo questo? i Sì, questo guanti? Non ma perché non è difficile che si servono? infetti lui da Ecco. No, solo. no, ma sono tutte Se è già indicazioni. infetto, no. Ovviamente si sta colorando già qui, no? Sì. Professore, spieghiamo Ecco, la vedete saponetta. che
vedete che sta già scorrendo il liquido, ci sono due punti che voi non riuscite a vedere qui, c'è il punto T che è quello basso, dove ci sono degli anticorpi che catturano l'eventuale antigene presente nel liquido, e sopra c'è il punto C dove avviene la reazione di controllo, che deve sempre avvenire, altrimenti il test va ripetuto. In caso di positività? Allora, in caso di positività, poi ne abbiamo preso uno che ve lo faccio vedere, ha la bandina positiva sia sul T che sul C, quindi compaiono due bandine. Nel caso di negatività c'è solo la bandina sul C. Adesso sta comparendo la C, Gaia, diciamo. Se vedete, sono passati pochi secondi e vedete che c'è già la bandina ampiamente sulla C. Sì. È chiaro? Esatto. Si aspettano 15 minuti per sicurezza, ma vedrete che, guardate, che resta lì e si schiarisce chiaro giù. Sì. Perfetto. Sì. Quindi spieghiamo il confronto ora. Allora, adesso vi faccio vedere il confronto. Dopo 15 minuti il negativo è così sulla C, ma vedrete che adesso si schiarisce uguale, anche l'altro. Mentre il positivo, ecco che ha due lineette. Ah, okay. Vedete? Sì. Questo è il positivo e questo è il negativo. È ben chiaro. Perfetto, sì. E questo agevolerà perché vi rifaccio vedere. Si può appunto fare da soli. Grazie Raniero, volevi aggiungere qualcos'altro? Sì. No, poi attraverso uno strumento che è in questa confezione, in caso di positività, cosa succede, professore? Allora, c'è appunto la tracciabilità, quindi noi siamo collegati sia col numero di telefono, ovviamente, che è preso con il QR code e con l'app, certo, e viene avvisato il paziente di fare la biologia molecolare di approfondimento. Perfetto. Voglio aggiungere, insomma, rispetto alla domanda provocatoria che ho fatto prima, anche che se uno vuole fare il furbetto, poi però resta il suo nome e si deve fare comunque lui la quarantena no, a ma casa. Io invece confido nell'ipocondria italiana. Cioè, appena uno vede che è positivo, immagino che allerti tutti, ASL, medico di base, specialista, familiari. Quindi io conto più sul riflesso della paura che non sulla... Grazie Raniero, grazie professore, poi con Raniero ci rivediamo. Gaia, scusi. Sì. Voglio solo aggiungere una cosa. Guardi che dare dati falsi certo, e quindi dare la carta sanitaria falsa, si va sul penale, quindi certo, è un reato. C'è anche quello da tener conto. Sì, no, va proprio ribadito. Grazie mille. Marattin.